Incomincio ringraziando intanto quelli che hanno permesso la nostra iniziativa, che ci permette poi di continuare a condurre l'amministrazione comunale, la fondazione della Cassa di Risparmio e per questo volume anche oggi. Oggi presentiamo il nono volume delle vite di Cesenati dedicato alla Grande Guerra. Qui non c'è Marino Biondi che ha scritto l'introduzione. Nell'introduzione Biondi ha scritto che questi sono tomi eruditi, ma tutti leggibili ed attraenti con un album di famiglia, che valorizzano un lavoro collettivo ai fini della costituzione di una anagrafe storica. Questo è il nostro obiettivo, creare un'anagrafe storica fatta di documenti che prima non si conoscevano. Allora, come si svolgerà la giornata di oggi? Intanto avrà la parola il vice sindaco Carlo Battistini. Alberto Gagliardo, che è curatore del volume insieme con chi vi parla, rivolgerà le domande agli autori. Ricordo che adesso subito la parola al vice sindaco. Grazie. Io in poche parole, tanto per giustificare l'assessore Castolli, che io qui sostituisco, che vi porti i suoi saluti oltre che quelli del sindaco. E poi per non solo un saluto ma anche un piccolo commento che mi sento di presentare. Parliamo delle vite dei Cesenati, di personaggi, di persone della città, della nostra città, che hanno vissuto quella fase, quella della Prima Guerra Mondiale. Io ho letto qualche passo, qualche figura, qualche cronaca, e devo dire che intanto è molto piacevole perché si parla di vite, di persone, quindi non di fatti astratti, riconducibili a un corso di eventi lontano dalla storia, ma si parla di vite, di figure, di persone vere, reali, e poi della nostra città soprattutto. E poi anche perché mi pare che sia un periodo. Per quel periodo, diciamo fine 1800, primi del 1900, è stato per il nostro paese uno dei periodi di maggior sviluppo nella storia italiana. L'Italia, noi parliamo del boom economico, del miracolo economico del secondo dopoguerra, ma in realtà il nostro paese, nella sua storia, la crescita, lo sviluppo maggiore l'ha avuto in quella fase che ha preceduto la Prima Guerra Mondiale. Pensate che in quelle condizioni in cui la vita era dura, c'era molta povertà, però c'era anche questa tensione, si legano dei passi di grande partecipazione, di grande anche affetto, di grande vita morale, di libertà, di sentimenti, di vita morale. Ecco, vorrei che questo oggi fosse anche un po' quello spirito, che lì possiamo leggere dalle vite di queste persone, oggi lo possiamo traslare nella nostra vita, possiamo anche nella vita di oggi, nella politica, nell'economia, possiamo riavere, rimettere in piedi, riprenderci in mano quel senso di sobrietà, quel senso anche di valore degli affetti, di morale, di dirittura morale, di adesione a dei valori, a valori familiari, valori culturali, valori degli affetti, che ecco, una adesione morale che oggi possiamo riscoprire, possiamo fare molto su questo e riflettere molto su questo filone, rifacendoci a questa lettura, a questi personaggi della nostra storia, della nostra città, persone vere, quindi non parliamo di Giulio Cesare, di Napoleone, di personaggi, parliamo di vite concrete, di persone vere, di carne, che quindi possono accompagnare meglio la nostra riflessione, anche aiutarci
pur avendo condizioni di vita decisamente migliori, però ad avere quelle condizioni spirituali e morali e diciamo anche di affetto, di affettività, che ci aiutino a riprendere un percorso virtuoso anche nei prossimi anni. Quindi grazie per il vostro lavoro e complimenti. Poi, come è stato detto e come avete visto, credo che molti l'hanno tra le mani, si compone di oltre 600 pagine, 22 contributi, c'è il lavoro di 19 autori, purtroppo non tutti potevano essere presenti oggi, però ce n'è un gran numero, vi ringraziamo ancora una volta, per cui ecco, invito alla stringatezza. Io solleciterò il loro intervento, il mio compito qui è questo, attraverso domande che cerchino di individuare dei punti, forse il punto forte o uno dei punti importanti del loro lavoro, ma poi l'invito a ognuno di leggere a seconda dei propri interessi. Forse il ruolo che svolgerò io, quello di cucire insieme il lavoro dei diversi autori, è quello che ha svolto Marino Biondi nell'introduzione, un'introduzione davvero pregevole come lo stile di Marino Biondi, e quindi la invito i lettori di questo volume a partire da lì, perché trovo un filo conduttore dei vari saggi. L'idea è come procederemo, l'idea è quella di procedere secondo un ordine un po' cronologico, un po' tematico. Allora, il volume che parla dei 4 anni che videro coinvolta il nostro paese, in particolare Cesena, della guerra mondiale, è come giusto, in un lavoro storico, partiamo dall'aspetto che precedette la guerra. Nel libro troverete un bel saggio di Giancarlo Biasini che si intitola Interventisti e volontà. Quindi partiamo proprio dal saggio di Biasini per ricostruire il clima che c'era in città prima e ovviamente dopo, si occupa in particolare della vicenda del volontarismo nel mondo repubblicano. E è un saggio ricco, denso, molto bello. Io personalmente nel lavoro di redazione, quando l'ho letto, mi sono soffermato su un aspetto sul quale inviterei l'autore a dire qualcosa. Si conosce per esempio quale fu il ruolo dell'interventismo dopo il 24 maggio, con l'ingresso dell'Italia in guerra, ma è uno molto, per me molto nuovo, molto poco conosciuto, che riguarda quello che precedette l'ingresso, magari ci sono episodi più famosi, ecco, se l'autore ce ne vuole parlare qui. Sì, devo dire che non riconoscevo neanche io questi particolari, perché l'interventismo finisse il 24 maggio 1915, l'obiettivo è raggiunto, l'Italia in guerra, si va al fronte. Ma nasce un problema per quegli interventisti che non hanno l'obbligo del servizio militare per età o altri problemi. No, rimanere a casa o partecipare alla guerra da volontario non è un problema da poco. L'ho chiamato dall'interventismo al volontarismo, però ci furono anche quegli italiani che prima del 24 maggio, cioè con l'Italia neutrale, andarono a combattere sui fronti europei contro l'Austria-Ungheria. Sono dei foreign fighters dell'epoca, dei foreign fighters satellitano. Molto nota è la storia della regione garibaldina e di Peppino Garibaldi, nipote di Anita e Giuseppe Garibaldi, che dal 23 agosto 1914, cioè un mese dopo l'inizio della guerra, raduna 2.400 volontari in Francia e tra questi il poeta romagnolo Aldo Spallicci. Ma ci sono anche storie di volontarismo molto meno note. Ve ne racconto un paio, no? Il 29 luglio 1914, addirittura il giorno dopo lo scoppio della guerra, alcuni giovani laziali, fra cui il segretario della Federazione Giovanile Repubblicana, Vincenzo Bucca, di 20 anni, erano già in viaggio verso il Montenegro. Evidentemente si erano preparati prima, allo scoppio della guerra noi partiamo. Il Montenegro si era schierato con il regno di Serbia contro l'Austria. Erano partiti separatamente da Roma, si erano incontrati a Bari, si erano imbarcati per un traghetto turistico per Atene. Qui si erano presentati all'ambasciata serba, che li aveva armati alla meglio, molto alla meglio, e affidati a un colonnello che naturalmente si chiamava Popovic. Erano arrivati al fronte ai primi di agosto alla sanguinosissima battaglia del Monte Rer, del 20 agosto 14. 7 di loro caddero a Babinalava e i 7 di Babinalava ebbero una medaglia d'oro in Serbia, ma soprattutto divennero un mito per gli interventisti romagnoli che si scambiavano cartoline con i 7 di Babinalava. Io ricordo un quadretto formato cartolina che ho visto
circoli repubblicani del Cesenatico fino a 40 anni fa. Bene, l'altra iniziativa che vi racconto ha qualche aspetto goliardico. L'11 agosto 1914 la direzione del Partito Repubblicano decide di provocare in Dalmazia un casus belli per determinare la fine dell'alleanza dell'Italia con la Germania e l'Austria, no? Quindi portare 100, 200, 300 volontari in Dalmazia a creare l'incidente, no? E prendono il nome di la Compagnia Mazzini. Questo avviene con la collaborazione della flotta francese, dicono i dirigenti repubblicani. Sarà dimostrato che non era vero, no? Era in sostanza una roba molto fantasiosa. L'impresa aveva effettivamente però un finanziamento da parte francese che è stata pubblicata nel 1978 con i minimi particolari. Il punto di raccolta dei volontari era Nizza, dove il 5 settembre cominciano ad affluire i volontari in buona parte romagnoli. Dico i nomi dei cesenati perché qualcuno se li ricorda, Pio Piretti, Mario Viciputi, Francesco Morandi, Mariano Zoffoli, Renato Serpadelli, Nello Casali. I pilotati però sono Alfeo Guidi, che è il segretario dei giovani repubblicani di Cesena e che è l'arruolatore dei cesenati e cadrà sul Podgora. E Claudio Brunelli, che è una figura del tutto particolare di Cesenati, che aderirà al fascismo, sarà in Spagna e morirà con Italo Balbo sul cielo di Tobruk. Claudio Brunelli avrebbe lasciato un taccuino di guerra che io non sono riuscito a trovare neanche nei lontani parenti. A Nizza li accolgono i deputati Eugenio Chiesi, Ubaldo Comandini e il ravvenato Carlo Bassi, no? Che teneva a suo dire, forse un po' mentendo, i contatti con i francesi. E Antonio Giusquirro, che è il direttore della Voce Repubblicana, Mazziniani duri e puri, aveva preparato addirittura un inno sull'aria di Addio Lugano-Bella, che diceva: in Francia noi vediamo il simbolo dell'idea per cui Mazzini a Roma un dì morir volea. No? Come vedete è molto artigianale. Il popolano del 10 ottobre era entusiastissimo. Sono partiti a centinaia di volontari per la Francia, aver superato le insidie poliziesche dell'Italia Regia hanno formato la legione italiana che si chiamerà Compagnia Mazzini. E devo dire che il gruppo partigiano di Giuseppe Mazzini che ha operato a Cesena trae il suo nome da questa Compagnia Mazzini di quei giorni. L'accordo con i francesi fallì, non potevano fallire, sicuramente per l'intervento italiano che era fermo sulla neutralità, sicché il 12 ottobre del 14 la direzione del partito delibera malinconicamente lo scioglimento dei giovani. Il popolano annuncia, dà il mesto annuncio del ritorno dei volontari che erano partiti con ferri la fede. Il problema era cosa fare dei 200 giovani concentrati a Nizza, perché lì non potevano stare. Furono offerte due alternative: o tornare in patria, o continuare la battaglia interventista, o aderire alla legione di Peppino Garibaldi. I cesenati scelsero di tornare a casa. Aldo Spallicci andò con Peppino Garibaldi. La guerra è fatta di piccole storie personali, ma tutte queste storie hanno scosso molto i giovani di allora. Sul dibattito e sulla vicenda che precedente l'ingresso ufficiale in guerra. E il secondo intervento che propongo è quello di Pier Giovanni Fabbri, il quale scrive firma due articoli di questo volume, uno dei quali è sulla guerra che entra in città. È molto gustoso, lui ce ne sintetizza la figura del nemico con tutte le parti costruite in pochi minuti. Il 24 maggio, il primo giorno, cioè di guerra, la flotta austriaca cannoneggia le città sull'Adriatico. Il giorno prima era stata portata la dichiarazione di guerra da parte dell'Italia all'Austria. E ci sono i dirigibili che passano sopra le città romagnole e marchigiane, i quali indicano al nemico, alle corazzate austriache, le varie posizioni, militari, civili. Da quel momento incomincia la paura dei bombardamenti presso le popolazioni civili. È una paura dei bombardamenti che dura a lungo e che tutto sommato è l'unica paura, a parte quella della morte al fronte dei giovani mandati a combattere, l'unica
paura che dura durante il tempo. In quelle poche pagine ho raccontato tutto quanto quello che succede, ma contemporaneamente avvengono anche fenomeni interessanti. La guerra è stata voluta da una minoranza che ha schiacciato, la maggioranza che non si è fatta sentire. E i contrasti, i conflitti furono fortissimi, da una e dall'altra parte, perché ad esempio, non so, gli interventisti, i volontari che condannavano, accusavano i neutralisti di vigliaccheria, di accordi con il nemico. E contemporaneamente vi fu anche un restringimento dell'area delle libertà individuali, un restringimento di quell'area, un restringimento dell'area del dissenso personale, che poi avrebbe portato di lì a non molti anni alla nascita del fascismo. Se posso parlare di quelle fotografie che vi fa vedere ora Alberto, sono il secondo dei due articoli, che non si è giovato. Perché quelle fotografie? Se voi andate a Bagno di Romagna c'è una bella mostra che ha organizzato Giuliano Marcuccini e ci sono fotografie analoghe, soldati, civili. Io ho scelto queste perché sono foto in ambito civile. Abbiamo tante foto di soldati in divisa. Questi non hanno fatto in tempo a farsi la foto in divisa, non l'hanno voluto fare, non lo sappiamo. Le ho scelte perché le ha chieste il piccolo hanno fatto. Nel 1915, fate questo, il Ministero della Guerra chiede ai vari comuni italiani di incominciare a raccogliere tutte le testimonianze dei soldati. Roberto Balzani ha chiamato questa la musificazione della guerra. L'intenzione è quella di fare di questa guerra l'ultima guerra di indipendenza dell'Italia. A Forlì c'era già un museo del risorgimento e lì affluiscono tutte quante le notizie. A Cesena le organizza il direttore della biblioteca, Lino Pazzotti, e le organizza anche il preside del liceo classico. Fotografie, lettere, che hanno costituito poi un materiale, ha scritto un bellissimo libro che raccoglie parte di queste lettere. I parenti del morto mandavano le fotografie. I parenti di questi morti hanno mandato le fotografie in abito civile. Perché? Perché non avevano altro. E poi perché io le ho proposte perché rappresentano tutto quanto quello che i soldati al fronte avevano di più caro. Affrontavano la morte e pensavano alla loro famiglia, agli uomini che avevano lasciato. I luoghi che hanno lasciato sono quelli che voi vedete nella fotografia. In questa fotografia che vedete c'è un bambino del quale probabilmente esisteva solo per la fotografia insieme con i suoi compagni di scuola, il bambino di San Carlo, e lì non esistono altre foto. Le lacerazioni prodotte dalla guerra sono rappresentate bene da queste immagini. Un rapido squarcio sui tuoi due suoi interventi e ce ne ha fatto assaggiare, dato il gusto per un assaggio più attento, più approfondito della lettura. Il terzo intervento è quello di, seguendo l'ordine che si è determinato, il repertorio musicale delle canzoni patriottiche. Sembra, leggendo le cose in cui hai scritto, che non arrivasse nelle retrovie dei teatri di cui hai costruito la vita culturale cittadina, ma forse neanche a fronte. Su questo aspetto io mi invitavo per qualcosa in particolare. Sì, devo anche farvi ascoltare qualcosa per interrompere un po' le parole con la musica. Il mio intervento nelle vite dei Cesenati 9 riguarda la vita teatrale e musicale in particolare a Cesena durante il periodo che va dal 14 al 18. E quello che io riuscirò a dire sarà detto qualcosa, vi invito a leggere, ma per capire cosa succedeva a Cesena in quel periodo vi consiglio di leggere qualcos'altro, anche qualcos'altro, vale a dire il romanzo di Marino Moretti, Guerra, tra l'altro pubblicato esattamente 100 anni fa, assieme a Alice del Paese delle Meraviglie. Il romanzo è ambientato in parte a Cesena e
prende in considerazione la vita teatrale, soprattutto ciò che viene dopo il teatro, soprattutto all'Albergo Leondoro. E si capisce qual è l'atmosfera musicale, teatrale, un teatro invidiato tutto, invidiato non il palazzo, non, ma l'attività teatrale, invidiatissima. Ecco, io ho parlato nel mio saggio di vari personaggi che sono passati dal teatro, Aureliano Pertile, ma il teatro è anche un modo, un luogo per far sentire le voci politiche, quindi Cesare Battisti interveniva al teatro comunale per la parte interventista, Bordiga, socialista, interveniva al Teatro Verdi per la parte neutrale. Bene, ma ci sono altri personaggi come ad esempio Cesco Baseggio, che ha Cesco Baseggio, alzi la mano chi ha sentito parlare di Cesco Baseggio, non l'ha alzata perché ha una certa età. Io l'ho vista quando ero piccolo a teatro, io mi occupo di prosa, ma Cesco Baseggio è un personaggio che interpretava soprattutto le commedie goldoniane. E a Cesena perché è ferito al fronte meglio sul Piave ed era all'ospedale della Croce Rossa in Viale Carducci, dove ci sono delle sezioni di Carducci. E recitava, ed era all'inizio della sua carriera, e non si capisce esattamente perché fosse a Cesena, non ho detto imboscato, e recitava. E la cosa interessante è che ha iniziato, questa notizia tra l'altro non compare nelle biografie di Cesco Baseggio, ed è interessante perché inizia Cesco Baseggio il teatro del soldato,